Amici sportivi, buonasera, siamo in diretta dal Torrencina di Polignano al Mare. Si è appena concluso l'incontro di calcio a 5 femminile per l'andata degli ottavi di finale fra la Polisportiva 5 Bitonto e la Neapolis di Polignano. Il risultato è di 5-4 per la formazione bitontina. Adesso cercheremo di intervistare qualcuno della squadra per cercare di capire un po' più da vicino come è andata la partita. Siamo con Giovanna Buono, attaccante della Polisportiva 5. Allora Giovanna, due gol, bella prestazione, vi siete un attimo spenti però negli ultimi minuti. Purtroppo abbiamo subito negli ultimi minuti tanto, comunque abbiamo subito molto la pressione, eravamo stanche, però comunque contente di aver fatto 5 gol e di aver portato avanti un'altra vittoria, soprattutto per la prima di Coppa Puglia. Senti, mi parli un po' della tua giornata, com'è andata a parte i due gol? Sei contenta, sei soddisfatta della tua giornata oggi? Sì, sono soddisfatta della mia giornata, comunque ovviamente prima di venire qui si mangia sempre sano e ovviamente si dà sempre il massimo in campo. L'appuntamento è fra 15 giorni al Paolo Borsellino di Bitonto, dovrete magari resettare alcune cose, ha detto il mister. Tenere sempre comunque testa alta e riuscire comunque a fare sempre meglio, riuscire ovviamente ad uscire con una vittoria e non cercare di subire il meno possibile. Insomma, comunque riuscirete a farlo perché vedo che il gruppo insomma è abbastanza coeso anche all'interno dello spogliatoio. Sì, il gruppo è abbastanza unito all'interno dello spogliatoio, dentro, fuori, in campo, molto unito, non ci sarà niente che potrà distruggere questo gruppo. Ok, ti lasciamo far andare alla doccia, ci sentiamo. Ciao, grazie a te. Allora, mister, 5-4, però non sei tanto contenta. Il rammarico è sicuramente per i minuti finali. Avevamo chiuso una partita sul 5-1, doveva bastare così. Un po' l'inesperienza, un po' forse non abbiamo gestito bene sicuramente il portiere di movimento schierato dalla squadra avversaria. Lavoreremo su questo, ma non posso dire che abbiamo fatto una prestazione non adeguata alle mie aspettative, anzi abbiamo tenuto un avversario con elementi di esperienza, con elementi insomma di spicco e abbiamo imposto il nostro gioco, ci siamo persi gli ultimi 5 minuti di partita e niente, ci è mancata quella lucidità fino al fischio, al triplice fischio. Perché la squadra comunque ha giocato bene fino insomma a 10 minuti prima del termine, poi un piccolo blackout, non dico che abbia compromesso del tutto il risultato per il ritorno, però... No, però avevamo diciamo messo praticamente, non dico in cassaforte, però era un risultato che ci dava sicuramente più tranquillità nella gara di ritorno. Così non è, ma ce la giocheremo insomma. Adesso avete 15 giorni per raggruppare le idee, resettare sì, tutto. Sì, anche se insomma domenica abbiamo già il prossimo impegno di campionato, quindi non daremo soltanto importanza alla Coppa, ma lavoreremo, questa è la nostra parola chiave, il gruppo c'è, è unito e dobbiamo rodare e questo, ripeto, secondo me è inesperienza, magari ho anch'io un po' dato per scontato che il risultato fosse acquisito e non deve succedere. A me anche la mia parte di responsabilità me la prendo sempre perché è giusto che sia così. Cioè. La lasciamo andare, grazie mister. E questo è il resoconto della giornata calcistica del calcio a 5 Polisportiva 5, è tutto da Torrencina di Polignano, l'appuntamento è fra 15 giorni con il ritorno della Coppa Italia di calcio a 5 femminile al Paolo Borsellino, vedremo come andrà a finire. Grazie a tutti e buonasera.